Si accende al tramonto e si spegne a mezzanotte la nuova illuminazione che caratterizza il gasometro all'interno della sede di ERA in Viale Berti Piscià a Bologna, al termine di un lungo periodo di restauro voluto da ERA. L'azienda ha deciso di valorizzarlo ulteriormente con un gioco di luci. Il gasometro, lo ricordiamo, fu realizzato nel 1930 per soddisfare i bisogni energetici della nostra città. Andiamo a vedere. Dopo un lungo periodo di restauro torna a nuova vita il gasometro della sede ERA di Bologna. A coronamento dei lavori la Multi Utility ha deciso di impreziosirne la struttura con l'installazione di lampade LED che lo renderanno riconoscibile nello skyline cittadino anche di notte. Tre i colori usati, quelli del logo aziendale. La struttura è collocata all'interno della sede di Viale Berti Piscià, storico comparto dell'Officina del Gas, area coinvolta in un intenso progetto di riqualificazione durato 6 anni e appena terminato. Una ristrutturazione che segna anche un importante passaggio del recupero del patrimonio storico industriale della città. Il gasometro fu costruito nel 1930 e poteva immagazzinare 30.000 metri cubi di gas, una fonte energetica ottenuta allora con la distillazione del carbon fossile e assolutamente necessaria per garantire lo sviluppo della città. Da quel punto il gas veniva distribuito attraverso una fitta rete di tubature sotterranee. Si tratta di una sorta di silos prismatico in lamiera a 16 facce, alto 52 metri e con un diametro di 30. Strumenti di misura esterni indicavano il gas contenuto che veniva tenuto in pressione mediante un diaframma interno che comprimeva il prodotto verso l'alto. Nuove forme di approvvigionamento e distribuzione portarono poi al pensionamento dell'alto forno per la distillazione del carbone nel 1960 e infine negli anni 70 del gasometro. Ora la grande struttura ha un ruolo nuovo ed entra a pieno titolo tra quelle che segneranno anche negli anni a venire la storia della nostra città.